Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Quest'oggi saremo chiamati all'amore del Signore per noi, e l'amore del Signore per noi si manifesta nel battesimo col quale siamo resi figli, e per questo iniziamo questa celebrazione con il rito dell'aspersione. Invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui alla vita nuova. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo, per Cristo nostro Signore. Partecipare alla messa del suo regno per tutti i secoli dei secoli. Custodisci la tua famiglia, o Dio, con la fedeltà del tuo amore, e sostieni sempre la fragilità della nostra esistenza con la tua grazia, unico fondamento della nostra speranza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lettura del profeta Osea. Così dice il Signore Dio: voi dite,
Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci pascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. E noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio. Tu gradisci, oh Dio, gli umili di cuore. La tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio, non disprezzi. Nella tua bontà fa grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intera oblazione. Ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano, se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera potenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio. Da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro, dunque, lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci presenta questo gesto così strano, potremmo dire.
immaginiamo così il disagio di chi partecipa a questo banchetto e vede questa cosa, no? Questa cosa così fuori, potremmo dire fuori luogo, inaspettata, questa donna che si comporta così. Oltretutto questa donna è una donna peccatrice, di quelle segnate a dito, perché e però di fronte alla meraviglia o al giudizio di questo fariseo Simone, Gesù si schiera, potremmo dire, dalla parte di questa donna, raccontando quella parabola così semplice ma così incisiva, no? E le parabole servono un po' a quello tante volte, no? Guardare, a raccontare un episodio di qualcosa che sembra riguardi tutt'altro, e allora diamo un giudizio e poi dopo ci accorgiamo che stiamo parlando di noi e che allora stiamo giudicando anche noi stessi in un modo che non avevamo pensato. E Gesù dice: ma un creditore che ha due debitori, quale dei due sarà più riconoscente e gli vorrà bene di più? Quello a cui ha perdonato di più. Questa donna è una donna che sa che ha ricevuto e riceve un perdono più grande, e allora risponde con un amore più grande. Sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. A chi invece è perdonato poco, ama poco. Ecco, noi potremmo già cominciare a riflettere un po' su cosa, come guardiamo il Signore Gesù, che atteggiamento abbiamo. A volte ci sentiamo poco perdonati perché siamo bravi noi, non facciamo niente di male, e quindi forse amiamo anche poco, facciamo le nostre cose, i nostri doveri, allora andiamo a messa la domenica, è un dovere da compiere e lo facciamo. E invece forse dovremmo riscoprire, da una parte che abbiamo bisogno di tanto perdono del Signore, perché amiamo forse poco, perché compiamo dei doveri, per esempio, sono da fare, ma devono essere un gesto d'amore. Veniamo a messa la domenica perché siamo convocati da Gesù e di fronte al suo amore che ci dona la sua parola, che ci dona se stesso, vogliamo dare una risposta d'amore. E allora venire a messa deve essere un gesto d'amore che compiamo nei confronti del Signore. È il nostro modo per dire a Lui il nostro amore. Allora, ma è proprio così. Ci chiediamo, ci interroghiamo, dobbiamo riscoprire quanto siamo amati e quanto siamo perdonati da questo amore così generoso e attento, da chiedere che la nostra vita possa diventare sempre di più una vita che esprime amore, anche nei piccoli gesti, che a volte sembrano banali, ma che se sono vissuti come gesto d'amore non sono per niente banali. Ecco, chiediamo al Signore questo dono, lasciamoci interpellare da questa parola oggi per riscoprire come di fronte all'amore grande col quale il Signore ci ama e ci perdona, a noi è chiesto di trasformare la nostra vita, e chiediamo l'aiuto del Signore, perché ci sentiamo incapaci di farlo da soli, di trasformare tutta la nostra vita in un gesto di amore per Lui e per gli altri.
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa il cammino nel tempo sia sempre una comunità aperta, capace di farsi vicina a quanti hanno perso ogni speranza. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra società sappia superare la logica dello scarto e una visione meramente consumista nelle relazioni tra le persone. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli operatori sanitari, la loro professionalità medica e infermieristica sia posta sempre al servizio del bene prezioso della vita, dal suo concepimento alla sua conclusione naturale. Ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti noi viviamo nella riconoscenza a Dio per il dono della vita e possiamo porre sempre fiducia nel Padre per poter costruire un futuro che sia rispettoso del valore della vita, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il piccolo Kevin, che con il battesimo rinascerà vita nuova in Cristo, e per la famiglia in cui verrà educato, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro fratello Giancarlo, che in questa settimana ci ha lasciato, perché il Signore lo accolga nel suo regno di pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che solo sei buono e fonte di ogni bontà, fa che alla verità del tuo sguardo non abbiamo mai ad apparire indegni e ingrati dei benefici della tua clemenza, per Cristo nostro Signore. Serenità e sicurezza
i nostri cuori in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infinita potenza. Nel giorno del Signore tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e radunati in una sola famiglia ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e nell'attesa del ritorno del Salvatore siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico e immenso Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della salvezza
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Madre, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. La benedizione del Signore distribuisce i tuoi fratelli in corpo di Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto.
solito troviamo tutti gli avvisi, con tutti gli avvisi sull'insieme, quindi li vedete lì, io ricordo soltanto alcune cose. Per giovedì è la festa della Madonna di Lourdes, la giornata del malato, non è che possiamo fare particolari iniziative, per cui al mattino però faremo la celebrazione. In questi giorni, anche qui nel nostro paese, ci sono state delle truffe per gli anziani. Allora raccomandiamo di stare attenti e magari raccomandate anche agli anziani che conoscete di stare attenti, di non aprire se non proprio sono sicuri, o di non dare retta a tante cose, insomma, perché purtroppo poi si vivono esperienze pesanti. Stiamo riprendendo, mi pare, in questa settimana il catechismo in oratorio, in presenza, per cui abbiamo bisogno anche di qualche volontario che ci dà una mano per l'ingresso soprattutto e poi per la sanificazione degli ambienti. Quindi se qualcuno è disponibile, si faccia avanti in modo che possiamo organizzarci bene anche per questa cosa. Infine, oggi abbiamo sentito, viviamo la giornata per la vita, e uscendo di chiesa avete la possibilità di prendere il cielo con una piccola offerta, e insieme al cielo trovate una preghiera, così che questa sera quando alle 20 suoneranno le campane potete mettere fuori il cielo e fare la preghiera in famiglia tutti insieme. Poi oggi si raccolgono anche le quote del progetto Gemma e sentiamo un po' che cos'è questo progetto Gemma. Vi raccontiamo il progetto Gemma cos'è. Una mamma in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma, un bambino, che non andrà perduta se qualcuno fornirà l'aiuto necessario. Da questa intuizione nasce nel maggio del 1994 Progetto Gemma, un servizio per l'adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Fondazione Vita Nova, tramite l'ufficio di Progetto Gemma, raccoglie le domande di aiuto che arrivano dai centri di aiuto alla vita, sparsi in tutta Italia, e provvede all'abbinamento tra adottante e adottato. Progetto Gemma offre ad una mamma un sostegno economico che le può consentire di portare a termine, con serenità, il periodo di gestazione, accompagnandola nel primo anno di vita del bambino. Il contributo degli adottanti è un segno tangibile di presenza e di aiuto concreto, nonché una prima risposta per dare coraggio alle mamme. Si tratta di 160 euro mensili per 18 mesi, ovvero 6 mesi di gestazione ed il primo anno di vita. I centri di aiuto alla vita, CAV, offrono in tutta Italia accoglienza e sostegno alle maternità più contrastate. La nostra parrocchia ha iniziato a collaborare con loro nel 2000. In questi 20 anni abbiamo adottato 20 mamme con i loro bambini. Mamme di tutta Italia e di varie nazionalità. Ricordiamo alcuni nomi dei bimbi nati: Matteo, Pio, Giordano, Carole e Claudia, Safa, Idrissi, Callo, Giovia, Patra Claudia, Malek, Elisa, Stella, Mohamed, Gabriele, Ryan, Noemi e infine gli ultimi due bimbi nati Aminata e Wassim. Serviamoli nella memoria e nella preghiera per accompagnare la loro vita. Tra questi bambini nati vorremmo raccontarvi alcune loro storie, ossia come concretamente il sostegno dei CAV dalle mamme abbia portato alla luce la loro gemma. La prima è la storia di Noemi, bimba nata nel dicembre 2019. La sua mamma Giulia era una ragazza di soli 16 anni, incontrata con il suo fidanzato dai volontari del CAV di Benevento, all'uscita dell'unica clinica della Campania convenzionata con la Regione per effettuare aborti. I giovani futuri genitori sono stati aiutati psicologicamente al fine di assumere consapevolezza dell'embrione portato in grembo e rassicurati rispetto ad un concreto aiuto economico a fronte delle loro evidenti difficoltà. Le foto di Noemi le potete trovare appese sulla bacheca in fondo alla chiesa, insieme alle lettere dei volontari del CAV. Nell'ultimo anno, la pandemia ha ulteriormente aggravato le situazioni di vita più critiche. Infatti, i due progetti che stiamo seguendo quest'anno
presentano problematiche comuni legate alla perdita del lavoro a causa del Covid e la mancanza di un alloggio adeguato per accogliere la nuova vita o difficoltà economiche per far fronte all'affitto. Con il progetto in corso stiamo sostenendo una coppia tunisina, già genitori di altri tre figli, in cui il papà ha perso il lavoro e la moglie Ikran soffriva e piangeva tanto per la decisione che riteneva necessaria di interrompere la gravidanza. Grazie all'aiuto di una volontaria che già seguiva i loro bambini a scuola e che li ha indirizzati al CAP, hanno poi accolto la nascita del piccolo Wassim come una grazia. Ci ha scritto l'operatrice del loro centro di aiuto che Ikra, la neomamma, ha partorito lo scorso 23 gennaio un bambino che pesava 3 kg e 400 grammi. Ci continua a ringraziare per l'aiuto ed ora è felicità fatta persona. La seconda adozione riguarda Aminata, una bimba di 3 kg e 270 grammi, nata il 31 dicembre da una coppia originaria della Sierra Leone, ora residente a Roma. Nella coppia, al primo figlio, finita in situazione economica così precaria, tanto da non avere i soldi per l'affitto, il cibo quotidiano e tantomeno per affrontare serenamente una gravidanza, il marito pensava di far abortire la moglie. Abdul, rassicurato in merito all'arrivo di un aiuto economico, viste le foto proposte dagli operatori del CAP di un bambino alle prime settimane di gestazione, ha ricominciato a sperare, a trovare la forza per attraversare quel momento di buio, decidendo di non mollare e ha quindi abbandonato l'idea dell'aborto. Sono stati aiutati con del vestiario, cibo e hanno attivato il sostegno del progetto Gemma. Tutte le foto dei bambini e le lettere che riceviamo sono esposte nella bacheca in fondo. Ci piace sottolineare come il lavoro dei CAP e del progetto Gemma riesca a ridonare speranza per il futuro e investire con serenità sulla vita. Chiudiamo con le parole di Gesù: qualunque cosa avete fatto a uno solo di questi miei piccoli, l'avete fatto a me. Grazie a tutti per l'attenzione ed il sostegno. E adesso ci alziamo, sull'insieme troviamo una preghiera, una preghiera per la vita che reciteremo adesso insieme. Preghiera a Dio. O Dio, luce del mondo, fa che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore sul volto di ogni uomo, nel mistero del primo che cresce nel grembo materno, sul volto del giovane che cerca segni di speranza, sul viso dell'anziano che rievoca i ricordi, sul volto triste di chi soffre, di chi è malato, di chi sta per morire. Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere, custodire, di difendere la vita umana, sempre, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nel mondo intero. Per l'intercessione di Maria, piena di grazia, e madre dell'autore della vita, manda sui noi il tuo Santo Spirito e fa che, accogliendo e servendo l'immenso dono della vita, possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. Lode e gloria a te, Dio della vita. O Dio onnipotente, che in questa celebrazione ci hai nutrito del pane di vita, donaci di raggiungere pienamente la salvezza di cui ci ha fatto partecipi il tuo amore infinito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.